Signore, che nell'acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a tua immagine, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che mandi il tuo Spirito a creare in noi un cuore nuovo, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che ci fai partecipi del tuo corpo e del tuo sangue, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Sostieni sempre, o Padre, la tua famiglia nell'impegno delle buone opere, confortala con il tuo aiuto nel cammino di questa vita e guidala al possesso dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Venite e tramiamo insidie contro Geremia, perché la legge non verrà meno ai sacerdoti, né il consiglio ai saggi, né la parola ai profeti. Venite, ascoltiamolo quando parla, non guardiamo tutte le sue parole. Prestami ascolto, Signore, e odi la voce di chi è in lite con me. Si rende forse male per bene. Hanno scavato per me una fossa. Ricordati quando mi presentavo a te per parlare in loro favore, per stornare da loro la tua ira. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Scioglimi dal laccio che mi hanno preso, perché sei tu la mia difesa. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore Dio fedele. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Ascolto la calunnia di molti. Terrore all'intorno, quando insieme contro di me congiurano, tramano per togliermi la vita. Salvo il Signore per la tua misericordia. Ma io confido in te, Signore, dico, tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani, liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Salvo il Signore per la tua misericordia. Grazie a voi, Cristo, per il bene della gloria. Gloria a te, o Cristo, re di eterna gloria. Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese gli sparti e i dodici discepoli. E lungo il cammino disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme, e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani, perché venga deriso, flagellato e crocifisso. E il terzo giorno risorgerà. Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: che cosa vuoi? Gli rispose: di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno. Rispose Gesù: voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere? Gli dicono: lo possiamo. Ed egli disse: il mio calice lo perderete, però se è alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concedere, e per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato. Gli altri dieci, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli, ma Gesù li chiamò a sé e disse: voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di essi e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo, come il figlio dell'uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita per gli scambi del mondo. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. La parola ascoltata svela le trame della violenza contro i deboli e gli innocenti e preannuncia gli eventi della liturgia pasquale. Pensando alla croce di Cristo, Abba Vita, rivolgiamo a Dio la nostra preghiera. Libera la nostra vita, Signore. Libera la nostra vita, Signore. Perché il Vangelo della vita, annunciato dalla Chiesa, apra le coscienze degli uomini alla speranza e alla gioia, liberandole dagli egoismi e dalle paure. Preghiamo. Libera la nostra vita, Signore. Perché le persone violente riflettano sul loro rifiuto della vita, alla luce del bisogno di riconciliazione che Dio ha messo nel cuore di ogni uomo. Preghiamo. Libera la nostra vita, Signore. Perché noi, che nell'Eucaristia celebriamo il sacrificio di Cristo, che dona la sua vita divina, offriamo piena collaborazione alle istituzioni che in qualunque modo difendono e promuovono la vita. Preghiamo. Libera la nostra vita, Signore. Ammetti nel tuo regno di luce i nostri fratelli defunti, Stella Alessandra, Domenico, Domenica e Gaetano, e fa che un giorno possiamo godere con loro la gloria dei beati. Preghiamo. Libera la nostra vita, Signore. O Dio che hai vinto la violenza della morte con la risurrezione del tuo figlio, libera la vita dalle minacce e dalla violenza che la opprimono, e donaci la grazia di diventare servi gli uni degli altri, a imitazione di Gesù nostro fratello, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora in gloria del suo nome, per il benefico di tutta la sua santa Chiesa. Volgi con bontà lo sguardo, Signore, alle offerte che ti presentiamo, e per questo santo scambio di doni, liberaci dal dominio del peccato, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. I nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta è l'azzare ognuno a te, Padre onnipotente, e cantare insieme la tua lode. Tu vuoi che ti glorifichiamo con le opere della penitenza quaresimale, perché la vittoria sul nostro egoismo ci renda disponibili alle necessità dei poveri, a imitazione di Cristo, tuo Figlio nostro Salvatore. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo. Il cielo e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, a mettere a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, San Nicola, San Domenico e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati siamo invitati alla mensa del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you.
preghiamo. Questo sacramento, Signore Dio nostro, che ci hai donato come pegno di immortalità, sia per noi sorgente inesauribile di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Affidiamoci all'intercessione di San Nicola. Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto donarci come protettore il glorioso San Nicola, da quella sede di luce in cui egli gode la tua divina presenza, rivolge a noi i tuoi occhi misericordiosi, concedici gli aiuti e le grazie opportune alle presenti nostre necessità, sia spirituali che temporali. Ricordati della tua Chiesa, nel suo popolo e nei suoi pastori, perché sia illuminata dalla tua verità e infiammata dalla tua carità. Converti per intercessione del nostro santo patrono, affermi i propositi di bene, coloro che vivono avvolti nelle tenebre dell'ignoranza e dell'errore. Consola gli afflitti, provvedi ai bisognosi, conforta i pusillani, difendi gli oppressi, assisti gli infermi e fa che tutti possiamo sperimentare gli effetti del valevole patrocinio di San Nicola presso di te, supremo datore di ogni bene. Amen. Se tutti i capoli, ma i ciechi vedono gli stormi, camminano e sudano manna le ossa di Nicola, cessano i pericoli, si bagnano le tempeste, dicono i naviganti, torna il male a Deodato, e stupiscono gli agareni, e tre vergini sono salvate, narra il popolo di Padana. Tuo terra prediletta, le sacre ossa avute in pegno, per tutti i popoli custodisci, che da lontano a te vengono, o felice Mari, ai marinai che ti chiamano, presto porgi il tuo soccorso, e si fa bonaccia in mare, pregando tu Maria, tu intercedi presso Dio, nei dolori del parto, per le madri che ti invocano, per tutti sia salute e regno, la tua santa manna, siano tutti liberati dai pericoli della vita, dalle guerre e dalla fame, o glorioso San Nicola, grande Padre. Prega per noi, Santo Padre Nicola, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, o Dio che hai operato e continui ogni giorno ad operare miracoli, per mezzo di San Nicola, tuo glorioso confessore e vescovo, Padre, preghiamo che per i suoi meriti e la sua intercessione siamo liberati dalle pene dell'inferno e da ogni pericolo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per l'unità di tutti i cristiani. Signore Gesù Cristo, che alla vigilia della tua passione hai pregato perché tutti i tuoi discepoli fossero uniti perfettamente come tu nel Padre e il Padre in te, fa che noi sentiamo con dolore il male delle nostre divisioni e che realmente possiamo scoprire in noi e sradicare ogni sentimento di indifferenza, di diffidenza e di mutua ansiosità. Concedici la grazia di poter incontrare tutti in te, affinché dal nostro cuore e dalle nostre labbra
si leghi incessantemente la tua preghiera per l'unità dei cristiani, come tu la vuoi e con i mezzi che tu vuoi. In te che sei la carità perfetta, fa che noi troviamo la via che conduce all'unità, nell'obbedienza al tuo amore e alla tua verità. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. E il Dio potente, Pastore divina, un raggio ci ispira di santa. Carries in the sand.